Appuntamento del sabato con il riepilogo delle notizie della settimana appena trascorsa. Demolizione ponti in centro a Senigallia per il Garibaldi, costo cresciuto di 800.000 euro. L'ingegner Rognoli confronta le spese con quelle di Ponte 2 Giugno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia le zampette. Calcio, Vigor Senigallia chiude male e settima. Dal 3-1 crollo sul 3-5 con la Samb dopo l'espulsione di Pesaresi. Rivolge verso di sé il fucile e spara, morto un 60enne ad Ostravetere, carabinieri sul luogo della tragedia, in un biglietto per i familiari l'annuncio del drammatico gesto. Numeri da record a Senigallia per il trofeo Sergio Rossi, oltre 500 gli atleti al pattinodromo. Accesso all'arenile di Senigallia e deroghe, le regole per i prossimi mesi, vietato l'accesso alla spiaggia dalle 24 alle 5, 19 le serate di deroga per gli stabilimenti. Gol Negan Senigallia, Loreto Pesaro scatta la gara 1 dei playoff per la B nazionale. Senigallese di 88 anni assolto dal reato di omissione di soccorso, l'automobilista non si era accorto di aver coinvolto un altro veicolo. A Senigallia si parcheggia come e dove si vuole, non c'è nessun senso civico. Ecco alcuni esempi. Nell'articolo pubblicato sul nostro sito un lettore sottolinea come. Incendio a Capanno Agricolo ad Ostra, sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Senigallia e Arcevia. Apre a Senigallia A0, mostra fotografica di Massimo Borri, un percorso artistico molto personale condotto dall'autore davanti all'occhio imperturbabile della fotografia. E adesso i nostri servizi. Alla Rotonda Mare di Senigallia si è svolto martedì 7 di maggio un incontro tra il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri e l'Unione Regionale Cuochi Marche. Un piccolo confronto tra professionisti e coloro che in un qualche modo applicano quello che sono poi la normativa che noi dovremmo conoscere, ma a volte ecco, in un qualche modo magari non vengono in maniera attenta applicabile. Abbiamo il piacere di stare con il capitano Alfredo Russo. Eccolo. Allora, come andrà quest'anno a Senigallia? Speriamo bene, speriamo che si riconferma una delle mete preferite dal turismo sia nazionale che internazionale. E noi saremo sempre impegnati nel territorio con i nostri consueti controlli, con le nostre campagne delegate dal Ministero della Salute e a salvaguardia appunto della sicurezza alimentare e pubblica. Un incontro rivolto ai protagonisti del mondo dell'enogastronomia e di tutte quelle professioni legate alla produzione e somministrazione di cibo destinato all'alimentazione umana. Una domanda imbarazzante, cosa ne pensi della lettera anonima che dei ristoratori hanno mandato alla stampa, cioè riguardo al mangiare distribuito dai bagnini? Mi fai una domanda, potrei dire scomoda, ma molto scomoda. Diciamo che le normative ci sono, sta in qualche modo agli operatori essere corretti, a applicare quello che possono fare e quello che non possono fare, semplicemente. Perché questo. I ristoratori hanno fatto dei grandi investimenti. I ristoratori hanno fatto degli investimenti, giustamente, i bagnini hanno fatto i loro investimenti, ognuno nel proprio campo, è corretto che faccia quello che può fare, con grande trasparenza e grande professionalità, aggiungerei. Dove ci sono segnalazioni interveniamo. Tenga presente che abbiamo la costa marchigiana, che è veramente una delle più lunghe delle regioni italiane, e quindi noi sin da, diciamo, dalla provincia di Pesaro arrivare giù a Ascoli controlliamo insomma tutto, più o meno riusciamo a essere presenti un po' da tutte le parti. Quanti siete presso poco? Noi siamo nel nostro reparto, siamo una ventina e quotidianamente siamo impegnati nel territorio. Sunset Beach Volley 2024, torneo di beach volley dal 17 al 19 maggio presso i bagni Roberto 44 di Senigallia. Vive dalle 8 della mattina fino alle 7 di sera con tornei di livello nazionale e amatoriale. Siamo arrivati ad avere 600 iscritti, eravamo partiti il primo anno con 250. Abbiamo visto che negli anni siamo sempre cresciuti e c'è sempre maggior richiesta da fuori regione. Tutto questo è possibile e ringraziamo il Comune di Senigallia, il Ciringhito che ormai ci ospita da anni e la Confcommercio in collaborazione con il mercato europeo. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano.
negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Giovedì 9 maggio presso la Sala Consiliare Orciari del Comune di Senigallia si è svolta la Festa dell'Europa con la partecipazione degli studenti degli istituti cittadini. La FIDAPA BP Blue Italy di Senigallia ormai da 19 anni promuove la cultura europeista. Lo facciamo partendo dai giovani, dai ragazzi, dalle scuole, con un progetto che quest'anno sale di livello. Dopo aver coinvolto, e lo abbiamo rifatto anche quest'anno, i ragazzi delle scuole medie di Senigallia, abbiamo invitato anche i ragazzi delle scuole superiori. Hanno risposto tutti con grande entusiasmo, questo per noi è motivo di grande soddisfazione. I ragazzi delle superiori in particolare hanno svolto un percorso di incontri nelle loro classi con dei professori esperti di Europa che si sono confrontati con loro, hanno sollevato un dibattito e hanno avuto modo di approfondire e conoscere anche aspetti di riflessione di un'Europa che per loro, data la loro età, è un dato di fatto acquisito, ma che hanno capito non essere scontato. Io ringrazio in particolare il Comune di Senigallia, la Presidenza del Consiglio Comunale per rinnovarci ogni anno il patrocinio, l'Aicre Marche. Ringrazio anche il mio team della FIDAPA che si occupa dell'Europa ormai da tanti anni, anche Stefania Nardella che è la referente del progetto, e quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di far partecipare gli studenti senigalliesi delle superiori ad una borsa di studio. Uno di loro in particolare ad agosto potrà andare a Ventotene per partecipare ad un seminario formativo proprio sull'Europa. Un'altra novità di quest'anno, grazie al Comune di Senigallia e alla Presidenza del Consiglio Comunale, è il patrocinio del Parlamento Europeo in Italia. Grazie a questo la Rocca di Senigallia sarà illuminata di blu per 3 sere in onore dell'Europa. Quindi per noi un ulteriore motivo di grande soddisfazione. Una giornata importante oggi per l'Europa, ma anche per la nostra comunità, la comunità senigallese, ma anche per tutte le comunità degli Stati membri dell'Unione Europea, perché oggi celebriamo la Festa dell'Europa, una festa importante in cui ricordiamo i valori fondanti dell'Unione Europea e soprattutto ricordiamo come questo processo di integrazione europea non si è esaurito nel momento della nascita, ma sta continuando proprio perché desideriamo, credo tutti, costituire un'Europa più forte, più libera, più democratica, ma soprattutto centro e motore propulsore di quella che è la vita della comunità europea. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.